Scaturisce per contrario. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, Scifo. Non dimentichiamo, creature care, che la parola inconscio è stata coniata convenzionalmente per definire ciò che non è conscio e che quindi non è altro che una definizione che scaturisce per contrario e non per effettiva, delimitante e precisa conoscenza di ciò che vorrebbe definire. Mi spiego meglio. Se io uso la parola tavolo, per quanto genericamente io la possa usare, non ho bisogno di fornire ulteriori definizioni per farmi comprendere da chiunque mi stia ascoltando. Al massimo io potrò riferirmi come immagine, come supporto mentale, a un tavolo rotondo, mentre il mio interlocutore potrà riferirsi a un tavolo quadrato o rettangolare. Ma ciò non infermerà la possibilità di trasmettere ciò che sto dicendo a livello cognitivo, perché entrambi conosciamo sicuramente che un tavolo è costituito da un ripiano sostenuto da degli appoggi, che la sua funzione è quella di sostenere degli oggetti e via e via. Se io invece adotto la terminologia che scaturisce grazie all'uso definitorio dei contrari, e vi ricordo l'uso che fece Sant'Agostino di questo metodo con la sua definizione di male quale assenza di bene, posso forse far comprendere un rudimentale concetto, ma a niente mi serve se il mio intento è quello di definire la funzione, la forma, le caratteristiche di ciò che così ho definito. Così, se vi dicessi che la malattia è spiegabile come assenza di salute, non vi è dubbio che non troverei alcuno in grado di contestare la mia affermazione. Purtuttavia, se il mio intento fosse quello di comprendere a fondo la malattia, la sua definizione non mi farebbe concretamente procedere di un solo passo.